Franco De Luca, autore di Vivo Napoli di Corsa. Com'è nata l'idea? L'idea è nata con una chiacchierata con il dottor Rosario Bianco, che mi aveva chiesto di collaborare per il stesso napoletano e di scrivere, diciamo, una rubrica che raccontasse un po' la trasversalità di Napoli. Come io sono uno che corre tutte le domeniche mattine da 15 anni, anzi da 20 anni, ho pensato a questa storia di quattro amici che si fanno un giuramento che per un anno correranno tutte le domeniche per il centro di Napoli, per le strade del centro storico, per esempio. E quindi nasce un'abitudine, una bellissima abitudine che consente loro però di conoscere meglio la città, ma anche di raccontarsi e scoprire aneddoti e storie dei luoghi che attraversano. Da questa idea abbiamo realizzato la rubrica per il giornale e poi abbiamo realizzato un libro che corredato da molte foto, che sono molte dell'archivio religioso, molte invece originali create da Ettore Cestani, che è un fotografo della RAI, tra l'altro un grande amico. Quindi viene fuori questo prodotto fotografico con dei racconti, insomma, che si intrecciano. Che ne pensi di Napoli Città Libro? Penso che la desideravo prima di tutto come lettura, perché sentivo la mancanza di questa manifestazione che in realtà a Napoli un po' non esserci. Oggi è un motivo in più, insomma, per essere contento che ci sia, perché anche come scrittore ci dà l'opportunità a noi più piccoli scrittori di essere visibili e di poter presentare i nostri lavori.